due e tre. Eccoci qua. Applausi! Una scuola all'avanguardia. All'Istituto Comprensivo Angioletti di Torre del Greco, ieri una doppia inaugurazione, alla presenza dell'amministrazione comunale e degli alunni. Un campo sportivo polivalente e un planetario realizzati con i fondi del comune. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Rosaria Lopriore. Il campo sportivo e il planetario sono dei piccoli gioiellini che la scuola sta donando al territorio di Torre del Greco. Questi gioiellini serviranno proprio per sviluppare una scuola all'avanguardia. Non stiamo solo lavorando su questo, questi sono le prime punte dell'iceberg. Poi avremo un laboratorio di psicomotricità e un laboratorio per i bambini disabili. Il planetario però è il nostro gioiellino, è una sfera sotto la quale abbiamo posizionato delle sedie con dei videoproiettori ad alta risoluzione per godersi il cielo stellato, per godersi lo spazio, ed è una delle cose che raramente si vedono nelle scuole, quasi sempre nelle superiori. Però noi puntiamo in alto, quindi puntiamo alle stelle. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giovanni Palomba, il vice Enrico Pensati e il consigliere Michele Langella. La città ringrazia voi nel vero senso della parola, quindi un augurio di buon Natale, e quando ci sono le sinergie, ecco, istituzioni, scuole, insegnanti, preside, alunni e genitori, ecco cosa si realizza. È una progettualità che appunto il dirigente scolastico e i docenti ci hanno presentato e che il comune di Torre del Greco ha finanziato. L'abbiamo visto pochi minuti fa, è qualcosa di straordinario. Contiamo di farlo vivere a tutti i ragazzi della città in quello che deve essere lo step successivo, che oggi stiamo inaugurando campetti polivalenti, avremo la pista di pattinaggio alla Nazario Sauro, avremo percorsi ginnici all'esterno al liceo Nobe, tante altre attività. Adesso è importante che le scuole insieme facciano in modo che i ragazzi di questa città possano, diciamo, interscambiarsi le diverse esperienze. Siamo chiaramente soddisfatti perché è un traguardo raggiunto. Quando ci sono le inaugurazioni, evidentemente i percorsi programmati hanno visto la luce. Questa amministrazione è stata veramente vicino alle scuole, ha fatto il possibile per migliorarle. Oggi sicuramente le presentiamo in modo diverso. I primi ad esserne soddisfatti e contenti, come abbiamo visto dalla Gioia, sono proprio i ragazzi, e questa è la nostra soddisfazione. Abbiamo regalato alla città un altro punto aggregativo, un altro punto di cultura. Un presidio di cultura è diventato l'Angeletti, avamposto di periferia, scuola di periferia, sempre più eccellenze del territorio. Come amministrazione comunale questa è la seconda inaugurazione che facciamo. In questa scuola abbiamo fatto il campetto polifunzionale, abbiamo inaugurato oggi, e il planetario, che saranno sicuramente punti di riferimento per l'intera città e per i bambini di tutti gli istituti scolastici cittadini.